Proviamo a pronosticare la 26ª giornata di Serie A insieme a Puki. Non lo so se il Bologna avrà una vittoria così semplice, ma alla fine secondo me riuscirà a portare a casa il risultato 2-0. Non so perché, ma ho l'impressione che per l'Empoli arriverà il primo risultato negativo con Nicola in panchina, 2-1 Sassuolo. A Salerno trasferta complicata per il Monza, dico 1-1. Mentre il Genoa dopo 3 partite secco tornerà a fare i 3 punti, 2-0. E la Juve non ha scuse, 3-1. Così come il Napoli, che ha bisogno di risalire in classifica, e contro il Cagliari, che ha bisogno comunque di punti, non sarà facile, però dico 2-1 per i partenopei. Per l'Inter secondo me saranno ancora altri 3 punti, ma questa volta subendo un gol, 3-1. Milan-Atalanta tosta, per me possono vincere entrambe, quindi nel dubbio dico pareggio, 1-1. 1-1 anche per Roma e Torino. Mentre per Fiorentina-Lazio, nonostante i biancocelesti secondo me partano favoriti, alla fine sarà la Viola a spuntarla, 2-1 per i padroni di casa. Beh ragazzi, io ho provato a indovinare qualche risultato, vedremo come andrà, ma se volete provare a farlo anche voi ottenendo punti e divertendovi su Puki, trovate il link sia nel primo commento che ho fissato che in descrizione. Vediamo chi riuscirà a indovinarne di più.